Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo video. Oggi sono qui con una breve puntata di Libri Isterici per parlarvi di Women and Power di Mary Beard. Lei è una studiosa di antichità classica, molto nota, molto anche apprezzata nel suo campo, tradotta in italiano da Mondadori. Quindi spero che questo libro arrivi presto. Come vedete è veramente piccolino, è uscito da poco in inglese. Ed è in realtà la raccolta di due conferenze che lei ha tenuto rispettivamente nel 2014 e nel 2016. La prima che si intitola The Public Voice of Women e la seconda che dà il titolo alla raccolta, parlano comunque in generale appunto del rapporto fra donne e potere, partendo proprio appunto dall'antichità classica. Infatti, nella prima conferenza, nel primo saggio, potremmo dire che lei ovviamente ha ampliato dopo queste due conferenze, si parte da quello che lei considera e definisce il primo caso in cui un uomo zittisce una donna. E questo avviene nel primo libro dell'Odissea, dove Telemaco dice appunto a sua madre Penelope di tornare su nelle sue stanze e lasciare agli uomini, e nello specifico a lui, il compito del parlare, del fare discorsi. Tutto questo perché Penelope aveva gentilmente chiesto alle persone presenti a corte di non proseguire con quello che stavano facendo, cioè facendo ironia su quanto fosse complicato poter ritornare appunto a casa. Quindi Telemaco, che all'epoca poteva essere poco più che un adolescente, dice essenzialmente a una donna che non solo è sua madre, ma è anche una donna di una certa età rispetto a lui, che non è cosa da donne fare discorsi pubblici. Il racconto appunto di quanto avviene nel primo libro dell'Odissea è il punto di partenza per farci vedere come nell'antichità classica, negli antichi greci, gli antichi romani e via dicendo, la voce pubblica della donna sia sempre stata relegata a delle nicchie ben precise. Una donna poteva avere una voce pubblica nel momento in cui denunciava una violenza, ad esempio, ma anche lì, come si può vedere appunto dalla letteratura classica, si poteva ovviare a questo problema tagliandole la lingua. O come ripreso da Shakespeare, tagliandole la lingua e le mani, come succede alla Lavinia. La donna poteva avere una voce pubblica se era una martire, ma a quel punto la sua fine era poi morire, per definizione stessa del termine. La donna poteva avere una voce pubblica se parlava di donne in generale o se difendeva la propria casa e i propri figli. Ma non aveva lo stesso peso che aveva l'uomo. L'arte oratoria, infatti, era un'arte maschile per eccellenza ed è da lì che è nata l'idea che la voce profonda e potente sia sintomo di una buona oratoria, come se la voce profonda e potente fosse simbolo di coraggio e invece quella più acuta della paura, in un certo senso, della mancanza di coraggio. Quindi, quando noi ancora adesso pensiamo all'arte oratoria, ci rifacciamo quindi a Cicerone, agli antichi romani, in realtà stiamo perpetuando queste idee secondo le quali le donne di per sé non sono brave oratrici, proprio perché appunto all'epoca questa arte era del tutto preclusa alle donne, era considerata una cosa da uomini. E questo discorso, che poi lei porta avanti con altri esempi e sempre fornendo anche immagini di riferimento, che secondo me è una cosa molto bella, quindi purtroppo sono in bianco e nero, però ci sono tantissime opere che vengono citate, che lei poi mostra anche visivamente. Con questo discorso ci fa vedere come, anche arrivando ai giorni nostri, è come se la voce della donna sempre in pubblico non abbia le stesse possibilità che ha la voce dell'uomo. Un uomo può parlare di qualsiasi cosa, ma quando andiamo a vedere, ad esempio, i 100 discorsi che hanno segnato la storia, i discorsi fatti da donne sono legati alla condizione femminile. Più là di questo noi non possiamo andare, ed è chiaro che sono necessari discorsi sulla condizione femminile, ma le donne dovrebbero avere il diritto di potersi esprimere su qualsiasi argomento, così come gli uomini. Tanto che il parallelo che lei fa con quelli che sono i troll online adesso è molto calzante, secondo me, perché appunto sottolinea come la prima cosa che un troll fa nei confronti di una donna sia quello di dirle in modo anche poco educato e condendo il tutto con altri insulti di genere, sia quello di dirle di stare zitta. Il secondo
il secondo saggio, potremmo dire, che appunto dà il titolo a questa piccola raccolta, invece si concentra di più sul rapporto fra donne e potere, e lo fa citando un romanzo di Charlotte Perkins Gilman, che in inglese si chiama Herland. Ho visto che in italiano è stato tradotto la prima volta con Terra di lei, è stato poi tradotto una seconda volta insieme ad altri racconti, e il libro in questione si chiama Storia della Terra delle Donne e altri racconti. E vi lascio appunto sotto meglio i nomi, le case editrici e i traduttori, come sempre. Questo romanzo è un romanzo molto ironico, potremmo dire, sulla condizione delle donne, e per far passare questo messaggio, l'autrice ambienta appunto la storia in una terra popolata solo da donne, dove le donne possono riprodursi da sole e avere altre figlie femmine, e vivono in questa terra in maniera pacifica, e senza alcun problema. Ad un certo punto, però, arrivano su questa isola, credo sia, tre uomini, e cominciano i problemi. E il punto che vuole fare la scrittrice in questo romanzo è che gli uomini non fanno altro per ottenere il potere sopra le donne, di far credere loro di non essere abbastanza, di avere qualcosa di meno, per cui serve il loro aiuto e contributo per alla fine poi sottometterle. E il concetto, insomma, è molto importante, e dà il là per proseguire nel resto della conferenza, del saggio. E cioè, non solo il rapporto che vi è fra donna e potere, quello che noi pensiamo quando pensiamo al potere e perché pensiamo quelle cose quando pensiamo al potere. Mi spiego. La Beard fa un esempio molto interessante, cioè dice che quando lei stessa pensa all'idea di un professore con un'alta carica universitaria, lei non pensa a una persona come lei non pensa a se stessa o magari a una sua collega in una posizione altrettanto alta. Quando lei pensa al concetto di professore in generale, pensa ad un uomo. E quindi questo esempio ci fa capire come anche una persona che sicuramente ha una certa cultura, è interessata a questioni di genere, eccetera, eccetera, di default pensa ad una certa cosa. Questo è molto importante perché appunto quando ci sono donne di potere, vediamo anche come la stampa e come l'opinione pubblica in generale nel mondo occidentale le tratta le donne in un modo diverso rispetto agli uomini. L'abbiamo visto recentemente con Hillary Clinton, lo vediamo con Angela Merkel, ad esempio. Ma di nuovo ci viene in aiuto l'antichità classica, perché anche all'epoca, migliaia di anni fa, era così. Infatti, di nuovo, l'esempio che ci viene dall'antichità classica, che è stato perpetuato culturalmente fino ai giorni nostri, è che una donna che raggiunga i vertici non sia poi propriamente una donna, nel senso stretto della parola. Infatti, le donne, potenti dell'antichità, come poteva essere la dea Atena, non erano donne, ma avevano delle caratteristiche o androgine o avevano un qualcosa di sbagliato, diciamo, in un certo senso. La dea Atena, ad esempio, appunto, che ho citato, non era propriamente una donna perché era una guerriera, quindi il suo compito era un compito tipicamente maschile, ma non solo, era anche vergine, perché il suo compito era quello appunto di proteggere, di essere appunto una guerriera, e quindi non poteva anche occuparsi di figli, e questo era considerato qualcosa di negativo, una donna che non pensa alla procreazione. E non da ultimo, sulla sua armatura era presente la testa di Medusa. E Medusa è un'immagine ricorrente per indicare il fatto che le donne che vogliono ribellarsi a una certa forma di potere fanno la fine di Medusa, quindi vengono zittite essenzialmente. Non per niente, immagini di Hillary Clinton come Medusa con la testa mozzata mentre Trump le tiene la testa sono apparse su internet, stesse immagini di questo genere con Angela Merkel e così via.
Quindi, di nuovo, vediamo come questo concetto di donna che non è veramente donna, e che quindi può ascendere al potere è rimasto fino ai giorni nostri, per cui siamo convinti che una donna per raggiungere posizioni di alto potere debba essere un po' un uomo, comportarsi come un uomo, e che tutto ciò che la rende diversa possa essere usato contro di lei o lei possa usarlo, diciamo, come mezzo per riappropriarsi di questa cosa negativa, che le donne possano utilizzare degli aspetti considerati negativi, riappropriarsene e sfruttarli a proprio vantaggio, non è qualcosa di sano. Tutte queste cose gli uomini non devono farle, però per un qualche motivo si pensa che le donne debbano fare queste cose o debbano comportarsi più da uomo, per poter raggiungere il potere. E quello che Mary Beard fa è un discorso secondo me molto interessante, molto più ampio di come ve l'ho ovviamente accennato io in questo video, e arriva anche a farci ragionare su cosa significa per noi il potere veramente, e su quali sono le conseguenze dell'avere questo potere. E in fin dei conti tutto ciò che si sta chiedendo, non è, di ribaltare la situazione o che le donne debbano comportarsi in un certo modo, o che gli uomini debbano comportarsi in un certo modo. Si sta chiedendo che le donne abbiano le stesse possibilità degli uomini di potersi esprimere pubblicamente e di avere, una voce anche a livello decisionale e di potere, che non sia solamente essere il ministro delle pari opportunità o il ministro che si occupa di, non lo so, di questioni legate alla maternità e alla crescita dei figli, che sono sì questioni importanti, ma non sono le uniche, e non si capisce perché le donne non possano essere ministro delle finanze, tanto per dire. E quindi niente, io spero che questo libricino arrivi presto anche in italiano, spero di sì, appunto perché ho visto che la maggior parte dei libri di questa autrice sono stati tradotti. In caso, secondo me, non è una lettura difficile in inglese, perché facendo innanzitutto è molto corta. Esistono anche video, credo, di queste sue conferenze. Ci sono molte immagini che fanno rimando a quello di cui sta parlando, e facendo appunto rimando all'antichità classica, sono bene o male tutte cose che noi abbiamo sentito prima o poi nella nostra vita, e quindi secondo me può essere un modo anche per leggere appunto in lingua se dovesse interessarvi. Nel caso lo abbiate già letto, fatemi sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!